Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche, mi trovo a Roma per un incontro del Movimento Alta Agricoltura e sono insieme a Gianni Fabris, che è il coordinatore nazionale, e al quale chiediamo di fare un po' un bilancio di questa giornata. Dall'incontro che avete avuto in Vaticano con Sua Santità Francesco e questa serata, cosa ci puoi dire Gianni? Beh, io intanto inizierei proprio dalla serata, da questa sera, dall'esito finale, ovvero dalla condivisione con molti, praticamente tutti i soggetti che sono intervenuti, di una proposta e di un'idea. È venuto il momento di superare divisioni, frammentazioni, ma soprattutto che non sono semplicemente di sigle, ma che sono anche di approcci alle questioni. Noi abbiamo mai come in questo momento, in questa fase, nel momento in cui esplode la crisi dell'agricoltura, che è drammatica per i numeri che ci consegnano, le aziende che chiudono, l'aumento dei prezzi ai consumatori, la diminuzione della capacità della spesa, mille indicatori che ci dicono di un fallimento di sistema, di modello dell'agroalimentare italiano, con buona pace delle sciocchezze mediatiche, propagandistiche e demagogiche della Coldiretti, che continua a parlare di numeri inesistenti per poter accreditare nei confronti della politica un'idea che è tutta sua, che rappresenterebbe il mondo delle campagne, ed è un'idea evidentemente che le serve per potersi spartire con quella parte della politica sensibile il malloppo. In questo momento il malloppo in realtà è il grande patrimonio di finanziamenti pubblici che arrivano soprattutto dalle sedi comunitarie e che potrebbero servire in realtà grandemente per sostenere le aziende agricole italiane sottoposte agli effetti sempre delle scelte della politica che hanno determinato, le espongono alla competizione con mercati, a un dumping sociale ed economico che non possono, non sanno reggere. Quindi l'incentivo, la parte pubblica potrebbe servire a riequilibrare la capacità delle nostre aziende di fare reddito. In realtà quegli incentivi finiscono nelle mani di pochi, sono spesso incetta di imbrogli, intrallazzi, capacità di fare lobby, finiscono alla rendita improduttiva, alla finanza, alla speculazione, al commercio, piuttosto che a premiare le due questioni che sono importanti, il lavoro agricolo e l'accesso, il diritto ad accesso al cibo per i consumatori che hanno diritto alla qualità, alla sicurezza e al prezzo dei prodotti. Dove si è visto mai che i prodotti di qualità devono costare di più per i cittadini? Una logica di questo tipo significa dividere in censo i consumatori fra quelli che possono permettersi di pagare tanto e pagarsi la salute e la sicurezza e quelli invece che sono costretti ad andare negli hard discount. Basta, sono sciocchezze, questa idea tutta ideologica del chilometro zero, delle bandierine gialle che sventolano alle frontiere per dire che il nemico sarebbe all'esterno è appunto una sciocchezza, il nemico è all'interno oltre che all'esterno, e sta nella responsabilità di chi ha sposato le scelte del neoliberismo, di questo modello dell'agricoltura devastante e della crisi. Oggi noi abbiamo lanciato l'idea di superare gli approcci stretti in cui ognuno di noi sta di fronte a questa questione. C'è chi sta nelle strade mobilitato a gridare contro Equitalia e a porre questioni giuste perché non ce la fanno più, l'indebitamento è ormai insopportabile. C'è chi sta nei campi, nelle botteghe, a lavorare provando a fare cicli di ciclo corto, economia sociale, di qualità, con grande sacrificio perché intanto tutto ti va contro. C'è chi sta sul versante della critica al sindacalismo e alla rappresentanza in agricoltura provando a inventarsi soluzioni improbabili, alternative nuove. Dobbiamo mettere invece insieme le forze, dobbiamo lavorare non semplicemente ai numeri che ci tengono insieme, quello è anche importante, ma ai percorsi al progetto, il progetto che ci può tenere insieme è la proposta della sovranità alimentare oggi in Italia, cioè ricostruire, impostare nuove politiche agricole, nuove scelte sociali ed economiche improntate sull'idea di difendere il diritto a produrre delle aziende, assolto socialmente in maniera utile nei confronti degli agricoltori e nei confronti della società. Tutto questo ha avuto una risposta importante. Senti Gianni, questo tipo di crisi nel settore agricolo
è uniforme su tutto il territorio italiano o a tua conoscenza ci sono delle sacche di crisi più profonde delle altre? La crisi esplode in maniera più o meno simile in tutte le aree di quella che una volta era l'agricoltura forte. Una volta negli anni 60 c'era l'agricoltura dell'osso e quella della polpa. L'agricoltura dell'osso era quella, così veniva definita, delle aree interne di sussistenza, di montagna. Poi c'era quella della polpa, che erano le aree di piana, che dovevano essere ipersfruttate. In realtà abbiamo ridotto l'agricoltura della piana come reparto all'aperto della produzione industriale, tutta sotto lo schiaffo della speculazione finanziaria e commerciale, riducendo gli agricoltori delle aree di piana non più ad aziende agricole, ma a dei lavoratori per conto che gestiscono un piccolo ciclo senza poter produrre, controllare nient'altro, un'agricoltura devastante che produce indebitamento per gli alti, per le alte esposizioni bancarie, che il grande rischio di agricolture che stanno saltando. L'agricoltura dell'osso, quella interna, è più, diciamo, ha mantenuto una sua capacità in qualche modo di stare in campo, perché non ha fatto grandi investimenti e ha comunque ridotta in una condizione asfittica. Quindi, anche se in forme diverse, però siamo in una condizione in cui tutta l'agricoltura mediterranea, che si faccia nel nord o nel sud dell'Italia, è sotto lo schiaffo di scelte sbagliate, di processi economici che tendono a cancellarla dall'Italia. La costituzione di GAS, gruppi di acquisto solidale, potrebbe in un certo senso aiutare questo tipo di produzione, aumentando l'informazione tra i cittadini di questo tipo di acquisto diverso dai supermercati? In parte sì, serve, ma non è la risposta. Serve anche quello, serve la corresponsabilità dei consumatori e dei produttori, serve grandemente, ma se non cambia il quadro delle scelte macroeconomiche dentro cui oggi è possibile fare agricoltura e mercato, non dimentichiamoci che l'Italia ha 65 milioni di abitanti che tutti i giorni devono mangiare. Io non mi accontento, non posso accontentarmi né culturalmente né politicamente, ma soprattutto non economicamente e socialmente, all'idea di avere una piccola agricoltura di nicchia, scambi etici magari che riguardano l'1,5, il 2% degli scambi di questo paese, mentre tutto il resto va in un'altra direzione. Non è possibile una scelta di questo tipo. Sì, servono, ma assolutamente, se questa è la risposta, siamo su una strada sbagliata. Chi ti augureresti sieda al posto di ministro dell'agricoltura a livello nazionale e cosa sarebbero le prime cose prioritarie da fare? Ministro dell'agricoltura, la prima cosa che dovrebbe fare è smettere di essere subalterno ai poteri forti, alle banche, alla finanza, alla grande commercializzazione, saper distinguere la parola, il valore, la differenza fra la parola agricoltura e agroalimentare. Quando si parla di agricoltura si parla della produzione, dello scambio di merci agricole, quando si parla di agroalimentare si parla di un grande falso, l'idea cioè di etichette, marchi, made in Italy, dentro cui ormai non c'è più il lavoro agricolo italiano e non c'è il territorio italiano che viene chiamato a contribuire a questa cosa. Quindi ci vuole una grande consapevolezza, ci vuole una scelta di campo, ci vuole uscire dalla logica della massoneria. Non mi auguro nessuno in particolare, so che chiunque sarà per me è comunque una controparte e che la conquista di risposte e di riforma sarà affidata solo alla capacità nostra, dei movimenti, dell'associazione di stare insieme per un nuovo progetto di agricoltura da far valere in una nuova stagione di vertenza nei confronti della politica. Dobbiamo cambiare i rapporti di forza nella società, portare a casa i risultati, non avremo mai un ministro illuminato. L'ultima domanda, il cibo transgenico, gli OGM si preparano ad invadere i mercati. Noi come associazione dei consumatori stiamo appoggiando l'associazione No OGM di Franco Trinca, che si sta battendo per respingere questo tipo di prodotti. Come altra agricoltura anche voi avete mosso i vostri passi contro questo? Noi siamo impegnati quotidianamente intorno all'idea del No agli OGM. Ora, perché semplicemente, non solo perché lo pensiamo sbagliato dal punto di vista della violazione dei principi di precauzione e così via, ma proprio osservando dal punto di vista dell'interesse degli agricoltori c'è un punto fondamentale: la tecnologia degli OGM espropria gli agricoltori della possibilità, del diritto di determinare cosa produce e come lo produce.
contribuisci, accelera ancora di più quel processo per cui sei un lavoratore per conto, per cui ti viene detto fai così, metti questo seme, fregatene, conferisci il prodotto a qualcuno e accontentati di come butta il mondo. Invece noi dobbiamo recuperare una grande dignità, una grande autonomia, una capacità di scelta consapevole e responsabile degli agricoltori. Non fosse altro che per questo gli OGM sono da sconfiggere anche dal punto di vista macroeconomico, sociale, non solo dal punto di vista, diciamo, biomedico della salute e dell'ambiente e del territorio. La nostra capacità di risposta sta nel quadro delle iniziative che noi nelle prossime settimane assumeremo al centro di una nuova fase di mobilitazione. Non ci può essere solo Equitalia, ma ci deve essere anche la capacità delle vertenze di farsi riconoscere come parte fondamentale della difesa degli interessi dei cittadini. No agli OGM, no al territorio come grande immondezzaio, sì a un recupero e un uso della terra che sia invece positivo, socialmente riconosciuto, e a una modalità della produzione agricola che torni a essere più naturale possibile. Dobbiamo rinaturalizzare il territorio, questo è il punto vero, le produzioni, le modalità del lavoro, al di là persino delle sigle, biologico o non biologico, ma tornare a un approccio che abbia un senso, che sia riconosciuto socialmente e che quindi dia, restituisca agli agricoltori quel ruolo di fondamentale nel mantenere le comunità, che è un ruolo di prestigio che altrimenti ormai è saltato. Altra Agricoltura ha un sito dove possiamo trovare queste informazioni? www.altraagricoltura.net. Grazie a Gianni Fabris e un saluto a tutti da Roma.